Saluto a tutti e bentornati a Fisicamente. Oggi andiamo a parlare dei crateri lunari. Vedremo che cosa sono e che cosa li ha causati, perché quasi tutti hanno una forma praticamente circolare, e se rimarrete con me fino alla fine del video, poi andremo a vedere perché sulla Luna ci sono così tanti crateri, mentre sulla superficie della Terra ce ne sono pochissimi. Un cratere non è altro che un buco sulla superficie della Luna o della Terra, per esempio, a forma di scodella. Sulla superficie della Luna possiamo trovare una grande varietà di dimensioni di questi crateri. Alcuni vanno da una decina di metri, ma altri possono essere grandi fino a centinaia di chilometri. Formazioni che hanno più o meno la stessa forma, ma più grandi, assumono poi i nomi di bacini e di mari. E il mare più famoso che molti conoscono è il Mare della Tranquillità, ossia quella regione in cui è atterrato l'Apollo 11, che è stata la prima missione della NASA a portare l'uomo sulla Luna. Con un semplice binocolo o un piccolo telescopio se ne possono vedere tantissimi di questi crateri sulla superficie della Luna. Tra i più famosi e i più visibili c'è sicuramente il cratere Tycho, nella parte sud della faccia visibile della Luna. Ha un diametro di 85 km e una profondità di 5 km. C'è poi il cratere Copernicus, che è visibile nel quadrante nord-est, ha 93 km di diametro e una profondità di quasi 4 km. Infine, da menzionare, c'è il cratere Kepler, che è solo un po' più a est rispetto al cratere Copernicus, ha un diametro di 32 km ed una profondità di 3,5 km. Il primo ad aver osservato questi satelliti è stato proprio il nostro Galileo, grazie al suo cannocchiale. La notte del 30 novembre del 1609 ha infatti puntato il suo nuovo strumento verso la Luna e ha per la prima volta visto queste depressioni sulla superficie della Luna a forma di scodella. Badate bene che Galileo non ha mai utilizzato il nome cratere per riferirsi a questi oggetti. Infatti il termine cratere è stato utilizzato solo dalla fine del 1700 per riferirsi proprio a queste depressioni sul terreno della Luna. Il termine in sé è presa da una parola greca che sta ad indicare proprio una tazza, un vaso. Il termine cratere era già utilizzato all'epoca degli scienziati, ma stava ad indicare tutt'altro. Si utilizzava in vulcanologia per indicare quella formazione che si andava a creare quando la sommità di un vulcano spento crollava e andava a formare la caldera. Non c'è da stupirsi che un termine è stato preso dalla vulcanologia per indicare qualcosa che c'è sulla superficie della Luna, proprio perché una delle primissime teorie con cui si cercò di spiegare la formazione di questi crateri era di origine vulcanica. Si pensava infatti che tutte queste asperità e depressioni nel terreno fossero il frutto di attività vulcanica sulla Luna. C'era anche una seconda teoria che invece prevedeva che tutti questi crateri fossero il risultato dell'impatto di meteoriti che andavano semplicemente a cadere, precipitare e a schiantarsi sulla superficie della Luna. Ma per diversi secoli questa seconda teoria non fu ritenuta valida, perché gli scienziati pensavano che non fosse possibile creare crateri tutti perfettamente circolari, quando invece la forma degli asteroidi che sarebbero caduti sulla Luna avevano tutte forme irregolari e diverse. Fu solo in tempi più recenti che ci si accorse che le velocità con cui questi meteoriti sarebbero andati a schiantarsi sulla superficie della Luna erano così alte da portare così tanta energia nell'urto che la forma di questi asteroidi non avrebbe fatto assolutamente nessuna differenza, e che la forma perfettamente circolare dei crateri era semplicemente dovuta al fatto che l'energia rilasciata dall'urto andava a propagarsi in maniera uniforme in tutte le direzioni e quindi creava un fronte d'onda, uno shock che andava a sconquassare la superficie della Luna, propagandosi dal centro, sia da dove il meteorite è caduto, uniformemente in tutte le direzioni e quindi creando un bordo dei crateri perfettamente circolare. Questa teoria è stata inoltre supportata da diverse osservazioni che sono state fatte proprio con le missioni Apollo. Si è visto infatti che intorno a quasi tutti i crateri si può trovare un sacco di materiale che è stato espulso e propagato in tutte le direzioni proprio durante l'urto. La NASA ha inoltre un programma di monitoraggio dei meteoriti che si schiantano sulla superficie della Luna, e negli ultimi anni sono proprio stati osservati in diretta dei meteoriti che sono andati a cadere sulla superficie della Luna e hanno creato dei nuovi crateri. Di solito i crateri hanno più o meno tutti le stesse componenti:
Oltre a un bordo circolare perfettamente riconoscibile, si può anche individuare una zona intorno a questo bordo in cui il terreno della Luna è stato rialzato a causa dell'energia dell'impatto. C'è poi la parte centrale dei crateri che può avere forme diverse a seconda della dimensione del meteorite che l'ha causato. Quelli causati da meteoriti relativamente più piccoli sono di solito a forma concava, quindi di scodella, mentre altri crateri causati da meteoriti relativamente più grandi mostrano di solito un fondo un po' più piatto con una cuspide al centro. E questo promontorio che si è andato a formare proprio al centro del cratere è dovuto a una specie di rimbalzo verso l'alto del terreno della Luna dopo che ha assorbito una grandissima quantità di energia. Ci sono poi dei casi in cui i crateri sono stati riempiti e quindi hanno un fondo praticamente liscio, e questo è dovuto al fatto che del materiale si è andato a depositare all'interno di questi crateri. Materiale che è stato probabilmente espulso e gettato in aria a causa di altri urti successi successivamente. E infine ci sono casi in cui dei crateri più piccoli si vanno a trovare all'interno di crateri più grandi. Questo in realtà è qualcosa che ci torna utile perché ci permette di stimare l'età di un cratere semplicemente contando quanti crateri più piccoli ci sono all'interno. Quindi se abbiamo per esempio due crateri con più o meno lo stesso diametro, possiamo praticamente dire che il cratere con più craterini piccoli al suo interno è quello più vecchio, semplicemente perché ha avuto più tempo per essere colpito da altri meteoriti. Sulla Luna esistono più di 300.000 crateri che sono più grandi di un chilometro. E quasi 1600 di questi portano un nome proprio. Principalmente sono nomi di scienziati famosi, ma esistono anche crateri che portano il nome di astronauti caduti durante le varie missioni spaziali. Il motivo per cui sulla Luna esistono ancora così tanti crateri è dovuto al fatto che la Luna non ha una propria atmosfera. E questo causa due effetti principali. Il primo è che gli asteroidi, quando sono nelle vicinanze della Luna, non vengono bruciati, esattamente come succede quando invece entrano nell'atmosfera terrestre. Come abbiamo visto già nel video in cui vi parlavo delle stelle cadenti, i meteoriti, quando arrivano ad attraversare gli strati più densi dell'atmosfera terrestre, vengono scaldati a temperature altissime e molti di questi vengono semplicemente vaporizzati. Dato che questo sulla Luna non può accadere proprio perché non c'è un'atmosfera, ogni asteroide che è in grado di avvicinarsi alla Luna arriva praticamente integro fino alla superficie. Il secondo effetto dell'assenza dell'atmosfera sulla Luna è il fatto che questi crateri, una volta formati, rimangono lì per sempre, perché non esistono agenti atmosferici che vanno a corrodere, a consumare, quindi a cambiare l'aspetto della superficie della Luna. Viceversa, sulla Terra, dove abbiamo venti, piogge, nevicate e tanti altri fattori atmosferici, abbiamo che il terreno è in costante cambiamento e questo va piano piano a smussare queste irregolarità che sono state create proprio da un impatto di un asteroide. Anche per la Terra però esistono delle eccezioni. Ci sono diversi crateri che sono tuttora visibili e sicuramente il cratere più famoso è quello creato dall'asteroide che più o meno 65 milioni di anni fa si pensa abbia portato a un cambiamento climatico così importante da condurre all'estinzione dei dinosauri. Questa teoria, che spiega perché sulla Luna ci sono molti più crateri rispetto alla Terra, è stata anche confermata con le varie missioni che hanno visitato gli altri componenti del Sistema Solare. Infatti un grandissimo numero di crateri è visibile anche sulle superfici di Mercurio e di Marte, per esempio, altri due pianeti che non hanno un'atmosfera. Abbiamo detto che con un piccolo telescopio, anche con un binocolo, è possibile osservare i crateri lunari, ma non sono sempre visibili nella stessa maniera. Dobbiamo infatti immaginarci che durante la luna piena la faccia visibile della Luna è completamente illuminata dai raggi del Sole, che quindi arrivano fino al fondo dei crateri. Viceversa, se andiamo ad osservare la Luna durante il primo quarto e l'ultimo quarto, vedremo sì solo metà della faccia illuminata, ma durante questa fase potremo vedere anche come all'interno dei crateri più profondi si viene a creare un'ombra, proprio perché in quei giorni il Sole incide con un determinato angolo sulla superficie della Luna. È stato proprio grazie alla misura della lunghezza delle ombre durante le varie fasi della Luna che ha permesso agli astronomi, ancora prima delle missioni Apollo, di misurare diametro e profondità dei crateri lunari. Benissimo, questo era quello che vi volevo raccontare per quanto riguarda i crateri. Se avete delle domande, ovviamente non esitate a lasciarmi un commento. Come sempre, autostoppista, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e alla prossima!